Ciao ragazzi, noi siamo i Bocco Gamers, io sono Zucchi. E io sono Ryozan. Abbiamo deciso di portarvi questo gioco come gameplay perché abbiamo notato che è stato molto sottovalutato anche da quando c'è stato il Day One, ovvero 2 anni fa. Diciamo che è stato preso come il classico gioco dove bisogna fare i vari pull per ottenere le unità più forti, per andare avanti, per riuscire a svolgere tutte le sfide, e la trama è stata un pochino relegata in secondo piano. E quindi abbiamo deciso di portarvi questa nuova esperienza e speriamo di divertirvi con i nostri commenti e le nostre giocate. E soprattutto magari farvi apprezzare un pochino una storia che merita davvero tanto e che merita di essere chiamata Final Fantasy, diciamo. Ah, premettiamo già il fatto che noi due abbiamo già degli altri account principali che ci sembrava stupido portare. Più che altro ci sembrava noioso giocare con quegli account perché abbiamo già della roba abbastanza interessante e quindi sarebbe stato meno avvincente. Così invece c'è anche un po' il brivido di iniziare con un nuovo account, prendere unità sfigate, quindi dover stare mesi e mesi prima di poter fare video. No, vabbè. No, vabbè. Speriamo di avere qualcosa di decente così da poter progredire almeno nella storia. Poi chissà, magari più avanti faremo anche qualche challenge se vi piacerà e se avremo anche modo di poterle fare. Beh, detto ciò, vi auguriamo buona visione e buon divertimento. E noi adesso non parliamo più. No, dai. Scusate la freccetta del mouse, ma da quando hanno aggiornato l'emulatore Android per computer, il nuovo strumento per fare i video, non so perché non permette di non far vedere la freccetta. Chissà, il che è una cosa orribile. Io preferivo molto la versione precedente, ma tant'è. Ci adattiamo. Allora, ovviamente questo lo chiamiamo Bocco Gamers. Ah, ovviamente ci taglia 2 lettere, mi sembra giusto. Seems legit. Allora, a scanso di equivoci, qui leggete Bocco Game, noi siamo Bocco Gamers, ok? Siamo in due ancora. Sì, Bocco Game, vabbè, per la Gumi sarà così. Vabbè, per il server. Sì, esatto, ci vedrete così. Non abbiamo cambiato nome, non abbiamo sbagliato il nome su YouTube e neanche sul gioco qui, eh? Se c'è una cosa che odio sono i limiti di carattere, veramente. No, sono veramente fastidiosi. Aspetta che sposta la freccetta che fra poco c'è il video. Ecco fatto. Ah, che bello. Qualcuno mi spiega l'utilità dei rimi? Non c'è acqua, a cosa servono? Perché? Effettivamente è una cosa che non ho mai notato. Cioè, ci sono i rimi? Dai, perché? Va bene. Vogliamo parlare di pipistrelli sopra l'airship. La poesia di quello che dice Rain, imparerete a conoscere bene questo personaggio. Il cielo notturno, le stelle, la luce della luna e i mostri volanti. E vabbè. L'apice del romanticismo. Il romanticismo is the way. Estremo proprio. E infatti, e poi c'è il compagno serio, Laswell, quello che ha che un po' di sale in zucca. Ma io lo adoro lo stesso. No, è solo il suo personaggio preferito. No, non è vero. Lo dirà tipo 12 volte ogni non video, abituatevi. E giustamente lui è quello che cerca di buttarlo con i piedi per terra, quello serio tutto di un pezzo. Potresti concentrarti, bla bla bla, non voglio precipitare, eccetera. Qua c'è un bellissimo tutorial. Vabbè, dai, è semplice. Qua c'è anche la manina che ve lo indica. A prova di scimmiette con i piatti dentro il cervello. Infatti, anche io sono riuscito a imparare. Ovviamente, poi, siccome me l'ha fatto fare qui, ma magari qua è diverso, no? Andiamo sempre lo stesso. Tranquilli. State tranquilli, non abbiamo smarrito il cervello nel frattempo, Credo. Sembra qualcosa non vada, i mostri non dovrebbero venire a bordo, ci mancherebbe inevitabile. A quella quota, cioè non so se avete notato durante il video in computer grafica, però io mi sento di dire di spezzare una lancia in favore dei mostri. Se c'è una nave che vola e che rema sul nulla, possono esserci pipistrelli a queste quote. Vabbè, giusto, il potere del fantasy, esatto. Come si suol dire. Esatto, fantasia. Ok, qua spaziamo via questi pipistrellini.
Ah, potete notare che dagli scrignuzzi escono gli oggetti che serviranno poi, come di solito in questi giochi, a alzare le unità, per risvegliarle, per farle diventare più forti, o a creare oggetti, equipaggiamento, eccetera, eccetera, eccetera. La maggior parte, una certa, ne avrete talmente tanti che li venderete per liberare spazio. Esatto, all'inizio direte: oh mio Dio, non trovo questo, poi arrivate tipo neanche a metà gioco, chiedete: no, basta, cioè veramente. Sarà una lotta con l'inventario. Sì. Ok, sì, era l'ultimo, direi, forse. Una voce dal nulla: per favore, chi? Cosa? Stavo dormendo. Aiutatemi. Una ragazza? Beh, in cielo. In cielo, beh, ci sono i pipistrelli anche, ragazze. Posa di Vittoria, così. Dai, no, spostiamo, carino, la freccetta. Dai. E comunque, nonostante... Flash, luci, lampi, tuoni. Comunque, nonostante sia una grafica in 2D, bisogna notare che... Cioè, io sono rimasta veramente colpita dal fatto che ci siano... varie animazioni a livello di texture. Non è la solita grafica che ti ritrovi cioè nei vecchi giochi in 2D. Sì, diciamo che è una fusione tra, diciamo, modo più che altro storico di fare questo tipo di giochi in una chiave moderna che permette una definizione davvero molto interessante. Dopotutto questi giochi li mettiamo su telefoni che fra un poco ti fanno vedere le immagini satellitari con la definizione di 900 milioni di pixel. Fanno vedere anche le formiche magari. Esatto, per guardare. Esatto, quindi l'effetto è davvero molto apprezzabile. Poi ovviamente abbiamo le navi che remano in cielo, i pipistrelli, e c'è una ragazza dentro sospesa, un cristallo che vola. Sospesa nell'aereo. E certo, nel frattempo gli passano le stelle cadenti sopra e dietro e quant'altro. Sì, dovete aiutarmi. Dovete aiutarmi. E figurati, non è che una si con dice, un cristallo sì, ciao, come stai? Va a decollare per dire, non lo so, avete dei coniglietti? No, giustamente chiede aiuto. Giustamente. Sbrigatevi, al Tempio della Terra il cristallo sarà distrutto. Iupi, cominciamo bene. Da notare che i cristalli sono una cosa predominante nei Final Fantasy. Ma mi sembra anche giusto che ci siano i cristalli. Però è sempre la stessa storia, dove il cristallo deve essere distrutto. No! Perché? Perché? Basta! Poi, fatemi capire, questa arriva dal nulla, trova due ragazzotti così, allora siete la nostra sola speranza. Ah, senza così, di voi il mondo sarà perduto. Tensione da nulla, è responsabilità proprio di proprio quelle... di quelle che cioè... della serie, se non volevi un compito gravoso, ecco, ti serviva. Esatto, tipo, qua chiunque avrebbe attacchi di panico, invece la prima domanda che si fa lui: i miei occhi mi ingannano. Ah, cioè veramente, cioè, il destino dell'umanità cade sulle tue spalle e tu ti domandi se quello che hai visto sia reale, dopo aver visto pipistrelli ad alta quota sulla tua nave. Vabbè, pipistrelli ancora uno dice, vabbè, si sarà perso. Smettila. Ma una tipa dentro un cristallo che flutta così e poi sparisce, giustamente uno chiede, ma non è che avrò bevuto troppo succo? No? Succo. Succo proprio. Succo. Dai, edulcoriamo per... certo. Ovviamente qua... discutono sul fatto di accogliere la richiesta della ragazza perché hanno altri ordini, esatto. Sai, come cavalieri, quindi devono stare sottostare alle leggi del loro re. Ma giustamente Rain dice: ma ti pare che c'è una bella ragazza in un cristallo che mi chieda aiuto? Io la ignoro, ma non ma sia non esiste, mai cioè. Come cavalieri di Grandchild, certo, bella scusa, bella scusa. Non si è cambiato da quando eravamo bambini, quindi sappiamo che c'è il momento toccante, che veramente... Sì, e tu mi conosci meglio di chiunque altro, e quindi verrai con me perché lo so. E infatti Dai. Lui non risponde e lo segue. Certo, la spell is the way. Qua siamo tipo nella sala del timone. Sì, andiamo al Tempio della Terra. Che poi... penso che sia una sala proprio all'interno, non è come le navi che ce l'hai sopra, credo. No, ci sono delle scale, se tu guardi sulla destra ci sono delle scale per salire, quindi in teoria... Quindi una, tipo le navi, però sì, esatto. Volano. Cioè... Esatto, e infatti si sono dimenticati di togliere i remi. Basta, sarà il mio... le remi. Sì, sarà il mio tormentone quello dei remi.
Sì, aspettate qui, noi andiamo a investigare. Ma sai, la cosa che mi dà fastidio di questi giochi è che i soldati sono tutti fottutamente uomini, ma non c'è, mai una femmina in mezzo all'armata. Beh, se ci pensi, nel Final Fantasy 9 però c'erano i soldati donne. Giusto, giusto, giusto. Quindi dai, vabbè, dipende un po' dai... Dipende, però cioè, tieni presente che di solito sono ambientati in età medievale, dove non è che ci fossero così tante donne guerriere, ci sta che i soldati fossero uomini. In età medievale non vedevi donne sul cristallo con... Neanche navi volanti con i remi, se per questo... Sì, immagini. A meno che non avessi davvero esagerato con l'alcol. Col succo, Sì, stiamo edulcorando, però siamo in fascia protetta. Certo. Sì, sappiamo che pericoli ci sono, proteggete il nostro veicolo. Ah, tranquillo, facciamo un barbecue. Te ne immagini? Secondo me sì. Cioè, tipo, non vedono l'ora che i loro comandanti se ne vadano via dalle scatole per poter mangiare arrosto, eccetera. Sì, c'hanno tipo le fettine nella stiva nascoste. Vedi? Dai, ora che se ne sono andati, accendi il fuoco. Esatto. Non è una grande idea, sono navi di legno, ma... Ma magari lo fanno fuori. In una foresta, non è una grande idea neanche quella, ma... Noi siamo al Tempio della Terra, in ordine, vedo, tipo le colonne tutte a posto. Poi l'assol se la fa sotto, no, non è vero. Ma ti pare che sia saggio andare da soli? Cosa vuoi, la scorta? Vuoi chiamare gli Avengers, visto che siamo in pericolo? Infatti, chiamiamo Hulk. Esatto, così il tempio lo radiamo al suolo direttamente. Non ci saranno più neanche le rovine. Esatto, così il cristallo non lo tocca più nessuno. Non posso perché rischiare... Perché non lo vedrete mai più il cristallo. Sì, se ci pensa Hulk, no. Vabbè. Non posso rischiare la vita dei miei uomini, certo. Quindi andiamo noi in due da soli, magari dentro c'è... che ne so, tipo la bambola assassina, tipo. Ma rischieresti la tua, quindi pensi che non sia stata un'illusione quella che abbiamo visto? Scusami, una donna dentro un cristallo che fluttua, tu pensi sia un'illusione? Ma perdonami, è ovvio che sia reale. Ok, soprassediamo alla logica. Sì, vabbè. Le lacrime di quella fanciulla erano abbastanza belle. Sì, le lacrime. Già stavi guardando quelle, stavi guardando altro tu. Lasciamo perdere, dai. Saranno gli occhi, le lacrime. Gli occhi, le lacrime. Potresti aspettarmi almeno? Se tu sei lento, però, scusa. Stai mezz'ora lì da sola a guardare lui che va. O no? Già. Sembra tutto a posto. Anche mi sa a che me. Hai bisogno di un oculista. Guarda. Squid. Paura, i mostri. Aspetta, questa è la collab con Kingdom Hearts. C'è Topolino. Dai, smettila. Ok, questa era brutta. Chiudiamo il video, per favore. Chiedete internet, perché... Era orribile. Sì. Mostri all'interno del tempio. Ce l'hai davanti, non vorrei dire. E la barriera è stata infranta. Secondo te? Allora, se una donna dentro il cristallo ti dice che c'è bisogno di aiuto, tu che cosa ti aspetti dentro il tempio? Un comitato d'accoglienza? Benvenuti! I nostri eroi finalmente sono arrivati! Scusatemi, veramente, ma certe certo cose... Certo che la richiesta d'aiuto per fare una derattizzazione mi sembra un po' eccessiva, cioè ci sono compagnie adatte. Chissà. Comunque, il mostro che sta qui sembra che ti sembra suggerire che la risposta sia sì. Sì. Abbastanza ragione Rey. Attento a non tagliarti con quella lingua affilata. Che paroloni. Sì, ha detto la verità. Dove possiamo trovare il cristallo? Ma in fondo a destra, perché... Come in fondo a destra? Ma non ha detto questo! Ascolta, ogni volta che tu chiedi le direzioni è sempre in fondo a destra. Che tu cerchi il bagno, che tu cerchi, non lo so, il frigo, il gatto, quello che è. Sempre in fondo a destra. La cucina, sempre in fondo a destra. Quindi praticamente ci sono la cucina, il bagno, il gatto, tutti in fondo a destra, a fianco c'è il cristallo. Esattamente. Così che li guarda. Ma che ci faccio io qui? Ma dove vuoi che sia il cristallo? Scusami. Cioè, sarà in fondo alla fine del tempio. Non penso che lo mettano a inizio dungeon. Sì, però scusami. Se lo mettono in fondo al tempio, non basterebbe sfondare il muro in fondo al tempio per arrivare prima al cristallo? Shh, non dirglielo. Logica dei cattivi, veramente. Vabbè, pazienza. Cioè, tipo, in teoria dovresti metterlo al centro, così che sia equidistante da tutti gli ingressi, invece no? Invece no, in fondo. Hai della saggezza nascosta, Rey. Certo.
Che complimento. E lui giustamente, con molta umiltà, dice: visto, devi fare sempre come dico io, perché ho sempre ragione. Certo. Puoi sempre fidarti di un viso carino. Sì. Vantati. Allora, è la verità che è il viso carino, però... Cioè... Se volete rovinarmi nella vita, fidatevi sempre dei visi carini. Ve l'assicuro. Sono i primi che vi fregano. Certo. È davvero ben nascosta questa saggezza. E qua Moto. Lascio era davvero ragione. Chiuso. Qua Ren muto. Se le dicono. Non abituatevi a shottare i mostri così con tanta arte. No, perché... assolutamente. Ok. Sei uno dei migliori di Granchel, dovresti comportarti meglio perché così non va bene. Sono stanco di farti la babysitter. E chi te l'ha chiesto, insomma? Esatto, risponde, ma chi te l'ha chiesto, scusa? Concentrati sui mostri. Ma certo che lo sto facendo, l'hai preso per uno scemo. Certo, la sta prendendo troppo alla leggera, Laswell. Ah, ma abbiamo detto una cosa, perché ancora non ce l'ha fatta postare il gioco. Queste sferette rosse che droppano i mostri servono a caricare la barra della limite. Che solo vedremo che... più avanti perché non si sta caricando. Rain, per una volta, ascoltami. Tutti i Granchel ti ammirano. Che palla. Dovresti che comportarti da esempio. Ehi, guarda. Una cosa allucinante. Però io l'ho amato sempre dal principio. E lui giustamente, ma chi è che ti ha chiesto di farmi diventare un modello? Io voglio picchiare, volare sull'airship. Fare un'avventura, vivere giorno per giorno. Cioè, se ti piace così tanto, fallo tu, giustamente. La risposta che darebbe chiunque. Esatto, tipo... poi sono amici d'infanzia. Cioè, chi te l'ha chiesto, veramente? Guardi il ciocobo che corre, però non l'abbiamo mai detto. È poesia. È bellissimo. È poesia. Allora, siamo poveri. Siamo molto poveri. Anche di esperienza siamo poveri. Beh, vabbè, all'inizio però basta poco. Vedi, con un'altra quest saliamo già al rank 2. Penso che adesso sia tipo 180, no, più di 200 il rank massimo. 200. Parecchio. Non lo ricordo. Non lo so, ho smesso di guardarlo quello. Qua hanno livellato perché sono ciappini. E queste sono le ricompense che ti danno i lapis. Moneta di scambio fondamentale in questi giochi per intenderci, è quella che poi vai a shoppare per fare tutti i pull. No, se sei fortunato, però magari non come quindi, noi. Quindi non noi. Ovviamente, tipo, la fortuna quando mi vede non è che cambia strada, mi costruisce un muro tutto attorno per rinchiudermi e lasciarmi lì fermo per sempre. Ok. Niente, sono ricompense quelle dei lapis opzionali se fai certe cose nella missione. Tipo usare due limit. Tipo magia, usare una certa tecnica. Però ci arriveremo. Questi invece sono i famosi materiali per risvegliare i personaggi o per craftare roba, eccetera. Adesso dobbiamo continuare obbligatoriamente questa. Ecco. Tipo, questa qui è la schermata d'inizio di una missione dove quest, ti mette tutte le missioni da fare. Due, ora è chiaro. I no continuous invece sono quelli che magari muori e ti dice game over, vuoi spendere tot 100 lapis per resuscitare, ecco, e continuare. Se tu lo fai non completerai mai la ovviamente la qua siamo ancora in tutorial quindi non capiterà. Infatti. Allora, adesso mai. Nel party non abbiamo altro, abbiamo solo sti due ovviamente. Ma poverini, non chiamarli sti due. Dai, ma era per dire, abbiamo solo Rain e Lasso. Ecco, bravo. Sti due, attenzione, non è che io ho chiamato sti due Paul, sono Tony. Carini. Però sono disegnati bene, eh? La voglia. Sei il più talentuoso, ma non devi fare così. Così, e bla. Ma avete presente, tipo, il disco rotto? All'inizio Lasso è tutto così. All'inizio ti viene voglia di dire, stai zitto, basta. Però è tenero. E infatti Rain poi, siccome... posso fare qualcosa per convincerti a concentrarti su di loro invece che a non parlare? Serie, siamo qui a decimare la popolazione del tempio e tu rompi le palle sul mio comportamento. Esatto, cioè veramente, a una certa Lasso è veramente un po' rotto. Allora, io adesso, siccome sono un pigro, sto usando questo pulsantino qua, lo premo due volte perché così inserisco l'automatico e poi lo tolgo. Automatico fa sì che l'azione che è impostata in questo momento, ovvero l'attacco, venga fatta in automatico, senza che debba andare a cliccare così. Sono nuovi livelli di pigrizia. Fatelo soltanto però se siete convinti di non morirci. Tipo, se andate a fare i trial, scordatevi di usare l'automatico. Decisamente. Scordatevelo.
Allora, questo qua è il primo boss del gioco. Bruttissimo, veramente. No, Sembra dai, è tipo, sembra carino. un coccodrillo che si è fatto mangiare A me da un sembra rinoceronte. tipo la malformazione del Maestro Splinter delle Sì, tartarughe esatto. ninja. Tipo una mutazione genetica ancora peggiore. Però Esatto. vedi che c'ha il coso dell'unicorno, cioè il Ah. corno dell'unicorno, e poi tipo l'alligatore, il Secondo viso, me è bruttissimo. un miscuglio tra un alligatore e Ecco, un rinoceronte. questo è un effetto di una cosa che può succedere se fatti in automatico. Come vedete, lui ha contrattaccato con dei fulmini che ci hanno fatto male. E allora l'Asue ci suggerisce di seguire il tutorial e di usare le Tipo, seguite tecniche. il tutorial. Ok, qua. Basta strisciare così. Hopla! E si aprono le tecniche speciali. Blizzard. Quante. Vabbè, siamo all'inizio. Poi, dopo che abbiamo selezionato, non è che parte la sua, abbiamo che cliccare. Siccome noi siamo ebiti e non lo sappiamo fare, Abbiamo c'è le il scimmiette tutorial. della testa, Sì, le sempre. famose scimmiette. Eccolo Addirittura. qui, per Ecco, chi non questo ha qua ci capito, spiega. spiega tutto Allora, a quanto. destra l'abilità, in basso metti in posizione di difesa, a sinistra usi oggetti, in alto per l'attacco, che però è quello predefinito. Poi la magia, quella che abbiamo visto adesso. Esatto. Come dicevamo prima. Ah, ci sono anche Sì, tatuaggi ancora. 4. Ecco, una volta che è Ah, ecco selezionata bisogna l'abilità. cliccarci per utilizzarla, per confermare, diciamo. Ah, e questi Ecco, questi qua tastini sono i che tastini. vi stavamo dicendo poco Automatico. fa. Per l'azione selezionata sarà svolta automaticamente. Poi Se voi c'è non ne selezionate, c'è un l'attacco bellissimo tasto che si chiama che Repeat. vi permette di fare le stesse azioni che avete fatto nel turno precedente. Reset rimette tutti quanti con l'attacco normale. E il menu vi fa dare nel menu. Non l'avreste mai detto, scommetto, ma Vero. io pensavo che con menu tipo apparissero i ciò, ma invece no, visto? Vedi quante cose che si imparano. Sì, questo mi ha un po' affaticato, certo. Adesso andiamo alla camera del cristallo. Ed ecco per la prima volta la Victory Fanfare. Ora la Con le seconda. pose di... Brutte. No, non sono brutte. Abbiamo completato il livello, abbiamo preso ben 100 lapis, siamo ricchi adesso. E abbiamo anche rankato. Allora, Ricchissimi. facendo rank up aumenta l'energia massima. Prima eravamo a 40. Raddoppia, A, perché se non no, aspetta, l'hai... però. Aumenta quella massima. Ah, sì. Quindi da 41 che eravamo messi abbiamo 42 massimo da spendere. Poi se non Però l'hai spesa... abbiamo. Esatto, se voi fate un rank up quando l'energia è ancora piena, quella che avanzava dal livello precedente ve la carica in automatico. Quindi se volete nerdare siete a posto. All'inizio è molto facile Sì, accumulare molta energia. abbastanza. Più avanti riuscirete a finirla tranquilli. Completando le varie location invece ti darà 100 lapis. Attenzione, c'è un tizio di spalle. Colpiscilo, colpiscilo! E invece Invece no. non si fermano, non è che vanno, lo attaccano, lo Chi prendono di va là? sorpresa. Cioè, Chi va là? tipo nei Dei telefilm film. di polizia. Siamo agenti, fermi! Non è che cerchi di sorprenderlo, tipo quelli armati fino ai denti, tu con la pistoletta stupida. Tipo, chi va Fermi, là? mano in alto! E Si quelli accorgono di te e sparando. ti Cioè, sparano. ovviamente, cioè. Ovviamente. La genialità. Sì, allontanati dal cristallo. Lo Certo, lo farai. farà. Guardate la posa con una gamba avanti e una indietro di questo tizio, è Vedi? bellissimo, guardate. Ah, vedi, la freccetta però è utile, mi permette di far vedere i dettagli. Grazie, Nox. Se l'ignoranza è un peccato, i vostri sono molto gravi. Chi Certo. sei, cioè, Ma chi poi sei? questi loro gli fanno delle domande e lui risponde con i Che significa questo? discorsi Poi altisonanti. lui chiede cosa significa, E per la tua giustamente, risposta ecco quello che prepara. dicevamo prima, Esatto. insomma. Tipo una sfera di quelle tipo di quelle Majin Buu che distruggono tutto. Ciao. Sette lunghi secoli di peccato, ora dovete fare ammenda. Che? Ma che stai parlando? Ah, sei scemo, cioè. Occhio! Ehi, sì, boom. E boom. Nel mentre che dicono occhio vengono colpiti, come sempre. Certo. E così ha inizio il nuovo martello, bla 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 bla. Sì, mi vendicherò. Quello lì, colpo al cristallo. Dovuto è un cristallo, giustamente è fragile. E adesso Crash! Ok, abbiamo appena fallito la La nostra prima prima missione. missione, che Siamo. bello. Siamo il top, siamo i difensori della terra più bravi di Sì, questo esatto. mondo. Oh, ha fatto bene la ragazza a fidarsi di noi. Come siamo Guarda. fatti bravi. Ovviamente Rain si dispera, no? Fermati. Loro morendo dal colpo Con un solo subito, colpo cioè, poi. parliamone. Cioè,
fammi capire, avete affidato il destino del mondo a due che svengono per un colpetto. Parliamo. Insomma, non era un colpetto. Per dire. Ah, ecco, riappare qualcosa. Chi sei? Ah, cioè, ovviamente, Crystal Lady. Ok, la chiameremo Lady, così. Crystal Lady. Vediamo un po' cosa fa Crystal Lady. Prendete sì, questo potere, il potere delle visioni. Mi sa che ne hanno già abbastanza di visioni. Esagerano col succo questi. Sì, allontanare le tenebre. Guarda, si sono già allontanate le tenebre senza il potere. Le ha stesi e poi se n'è andata. Ha funzionato benissimo. Tanto mi sta anche un po' scattando questo video. Non so perché scatti. L'ultimo aggiornamento di Nox è un po' strano. Prima non scattava nulla. Solo che ha aggiunto delle funzionalità carine. Funziona meglio anche nei vari scontri. Forse nei video soffre un pochino. Vabbè, ci scuserete, tanto non capiterà spesso di laggare così. Che poi l'ha fatto solo con questo pezzetto di video. Chi sei tu? Sono Crystal Lady. L'hai visto prima? Lady. Cioè, ti sei già dimenticata di me? Non farmi venire in mente Sailor Moon, ti prego, Crystal Lady. Oh, bionda è bionda. Vabbè, sta guardando sì. Il colore dei capelli sicuramente. Esatto, vivete e salvate il mondo. Ancora? Questi due hanno già preso schiaffi, io non vorrei dire. Se vuoi qualcuno credo che tu abbia molte aspettative su questi baldi giovani. Troppo alte, direi. Poverini, li stiamo facendo a pezzi. Sì, infatti. Beh, e meno male che uno è il tuo personaggio preferito. Vabbè. Ti porto sulla cattiva strada. Sì, mi porti sulla cattiva strada. Non seguitelo mai, lui. Esatto. No, che cosa sei? Cioè, seguiteci. Che cosa non seguite? Seguite me, non lui. Ma, cioè, appena andato il canale è già divisi, bellissimo. Che cosa è successo? Hai preso schiaffi, è molto semplice. Semplicemente, quello. Il potere delle visioni. È il succo, ancora. Quest'urlo non promette niente ma di buono. Ma vuoi vedere che il barbecue è andato male? Hanno finito la carne. E io lo dicevo, guardate! Oh. Ma io gli ho detto di non farlo sulla nave. Vedi, te l'avevo detto che stavano aspettando il momento giusto per fare il barbecue. Ho dato fuoco alla nave. Si sono addirittura feriti. A parte gli scherzi, dai. No, ovviamente è stato il tizio in armatura. Che dopo essere uscito, ha pensato bene. No, visto che ho preso. Era già di malumore di suo, ho visto l'airship. Che secondo me poteva andare benissimo per un'altra strada, però ha deciso di rompergli l'airship come ripicca. Secondo così. Me l'hanno irritato quei remi che non servivano a niente. Può essere. Magari li ha visti incastrati fra qualche albero. E ha detto, cosa sono questi così orribili? Ovviamente era troppo forte per loro. Ma ce ne siamo accorti. Cioè, fare le sfere di cattiveria così. E sì, poi apri gli occhi, il primo lutto di questa saga. Rip. È morto. Oppure come dicono sulla media 7 è stato eliminato. Basta, non roviniamo questo momento triste che Rain, guardatelo, ha abbassato lo sguardo affranto. Indicalo, sì. Guarda, guarda che carino. Lo vedo che è questo Rain. Questo qua è Rain. Questo qui con gli occhietti chiusi, la testa abbassata, la tristezza. Vabbè, come ha fatto ad andare tutto storto? Sapessi. Certo che veramente non poteva andarsene un po' per i fatti suoi il tipo in armatura. Te l'ho detto, secondo me è andato lì perché aveva già il malumore dalla esatto. sua parte. Avete presente i giorni in cui vi alzate con la luna storta? Che volete proprio ammazzare tutto e tutti. E poi lui ha fatto la stessa cosa. Che volete distruggere i cristalli. No? Conquistare il mondo. E questo non lo sappiamo ancora se voglia conquistare il mondo. Non lo so. Per ora sappiamo che ha distrutto un cristallo che c'era lì al Tempio della Terra. E che ciò ha fatto vibrare il terreno. Beh, il cristallo della Terra in maniera ci sta. Normala. Ci sta, se rompi il cristallo della Terra, la Terra si adina, no? Certo. No, più che altro, cristalli preziosissimi non devono essere distrutti. Non c'era un cane in quel tempio, parliamone. Ah, nessuno a difenderlo. Sì, siamo andati noi. No, invece era il topolino. Magari ci ha preso per invasione. Anyway, devono fare rapporto e seppellire questi disgraziati. Questi disgraziati che hanno fatto il barbecue. Esatto. Sì, andiamo, hai ragione. Bene, hanno aggiunto. Sì, è vero. Completando le rookie quest, che sarebbero le quest dei novellini.
Vi regalano una 5 star che sarebbe Lightning, protagonista di Final Fantasy XIII, la conoscerete bene. Chissà. La Square Enix ci ha tormentato con 14 capitoli di Final Fantasy XIII, merchandise, pubblicità varie. Basta pubblicità, se non la conoscono non se la guardano, perché... Praticamente quando arriveremo in quest'isola e finiremo questa roba qui, ce la regalano. Esatto, la possiamo ritirare gratuitamente. Evviva! E vi assicuro che in futuro non vi dispiacerà averla. Sì, è vero. Soprattutto se ne avete due. No, dovete averne due, altrimenti fa schifo. Dai, non demoralizzarli, ti prego. Vabbè, comunque un'unità gratuita 5 star, non è male. Rain con la depressione che non ha voglia neanche di camminare. Rain, stai bene? Ma sì, guarda. Certo. Appena preso colpi, mi hanno bruciato la nave, mi hanno ucciso gli uomini che comandavo, ma tutto bene. Hanno rotto il cristallo della terra che mi avevano chiesto di proteggere, la tipa se n'è andata senza darmi il suo numero di telefono. Vale, niente. Neanche come si chiama, cioè esatto. La devo chiamare Cristalledi. Tutto a posto. A postissimo. Sì. Tutto a posto, andiamo a Mitra, al villaggio di Mitra che è sulla strada. Prima che lo facciamo dobbiamo... Ma prima, adesso vi devo spiegare come si fa a prendere le unità in questo gioco. Anche un altro mini tutorial, anche se lo dice tra le righe, in pratica è quello praticamente che sta dicendo. Il potere delle visioni è quello per ottenere le unità. Quindi, sì, i ricordi e le emozioni delle persone trovano riparo dentro i cristalli e sono chiamati visioni. Evocando le visioni degli eroi del passato, ci prestano la loro forza in battaglia. Bla bla bla. Ma basta, è meglio se vedi questo potere. E basta. Vediamo che schifo prendiamo. Io avevo evocato tipo una stella, forse... Anche io una stella. Come si chiama? Aspetta, uno di quelli scarsissimi. Ma che No, vabbè. No, vabbè, dai. No, non ci credo. Questa secondo me è una finta 5 star. Allora, ragazzi... Cioè, non è possibile. Non è possibile che questo gioco regali 5 star gratuite. Allora, parliamoci chiaro. Quando il cristallo è così col colore arcobalenoso, vuol dire che c'è dentro una unità 5 star. Quindi la rarità più alta di quelle pullabili. Poi risvegliandosi può arrivare a 6 star. Che okay, 6 stelle. Però. 6 star natie non le puoi non prendere, le massimo ai 5. E se il cristallo arcobalenoso così c'è una vediamo un po' cosa c'è, ma mi sembra assurdo, non lo so, vediamo un po' chi è. Ecco, Fef. Io lo sapevo, io avevo è un troll, è impossibile che ti regalino le 5 star garantite, ma sei scemo. Allora, cioè... spieghiamo un attimino. Ash di Final Fantasy XII è un'unità a 4 stelle. Si risveglia a 5 e a 6 star, ma nasce 4 star. E non la puoi pullare a 5 star. Questo esatto. Sicuramente è un regalo. Per non dare le schifezze che davano quando abbiamo iniziato noi. Che sicuramente hanno fatto per agevolare il gioco ai nuovi iscritti come noi. Però una teoria. Sì. Secondo me Rain e Laswell... avevano ancora un po' di succo e dopo la morte di loro compagna hanno iniziato a berne un pochino. Magari hanno trovato della carne ancora in mezzo alla macerie. C'era della carne condita col succo e quindi hanno iniziato a mangiare e bere e quindi hanno creduto di vedere 5 stelle invece di 4. Vabbè, va a nostro vantaggio, non ci lamentiamo. E poi 5 ticket per fare dei summon gratuiti. Servono sempre per evocare. Ok. Sì, questo è un successo. Abbiamo trovato un alleato forte. Questo è vero, è forte. Dai. Cioè, essere riuscito a portarla al massimo e averne un paio può essere molto utile. Yes. Non sapevo che stesse un potere del genere. Certo, ma questo è solo il primo passo. Non è che questi qua ci prestano la loro forza, non è che possiamo usarlo per fare i barbecue, giustamente. Ah, certo. Dobbiamo usarlo al massimo, in modo saggio. Solito sermone. E tu come facevi a sapere di questo meccanismo? In effetti ce lo siamo un po' chiesto. Me l'ha insegnato Sir Regan. E chi è? Tuo padre. Ah, certo, tuo padre. Quel vecchio Bakuka, certo. Ma ha un'ottima opinione, Rain, di suo padre. Sì, chiaro. Non si parla così di un padre, Rain.
vergogna, sempre vergogna. Il bacchettone, lasciare il bacchettone. Era uno dei migliori, un cavaliere. Cavaliere, di il reino non è molto d'accordo. Sì, onore, certo, come no. Della serie, sì, 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 parla, parla. Quando me l'ha parlato per la prima volta di queste visioni, non capivo perché volesse che io ne venisse a conoscenza, ma forse aveva visto che un giorno avremmo avuto questo potere. Se lo dici tu. Oh, come voi. Cioè, vabbè. Ma dove ne è venuto a conoscenza lui? Questa dan, è un'altra, un'altra domanda che veramente tu dici, come? Come? Però, giustamente qua, dopo averti lanciato il... L'esca, poi ritirano... Beh sì, vabbè, subito. Dobbiamo andare a Mitra. Certo, e tu, ma come? Tu, ma come? E vabbè. No, va a piedi, tranquillo. Basta, hai lo game bonus per i novellini. Ah, sì. Bello. Questo è un ticket che ti permette di ottenere minimo una unità a 4 stelle. Molto semplicemente. Qua rinnovo le rookie quest. Sì, completati la ricompensa e ciao. Ecco, questa invece questa è una missione giornaliera. Invece evochi un'unità, ti dà una ricompensa di qualche genere. Ah, la protezione, aspetta che la tolgo, che se dobbiamo fondere insieme l'unità mi dà fastidio, proteggiamo solo le 5 star e poi torniamo indietro. Ecco, ci spiega anche delle daily quest. A questo punto noi ci salviamo l'account. Bene, adesso che abbiamo collegato a Facebook l'account, direi che possiamo chiudere qui, che come primo video è uscito anche abbastanza lungo, e direi che ci vediamo al prossimo video per vedere che schifo prenderemo con i pool. Augurateci buona fortuna. Per qualsiasi commento o suggerimento siamo sempre disponibili a leggere e ad ascoltare le vostre opinioni. E qui fine, concludiamo il nostro video. Sì, speriamo vi sia piaciuto, che vi abbia strappato almeno un sorriso. In caso vi sia piaciuto, mettete tanti like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i nuovi video che caricheremo. E vi auguriamo buona serata.